Grazie a tutti e buongiorno. Molto velocemente, volevo dare due parole sul quadro in cui ci troviamo perché gli effetti di Covid sul contesto sono abbastanza forti. Innanzitutto una riduzione della propensione al rischio dei clienti. Questo è un tema che ci porteremo dietro ancora per parecchio tempo. Più del 50% dei clienti non vuole rischi, erano 39% nel 2018, quindi sono un momento forte, dati di Prometeia. Aumento della pressione al risparmio, siamo a più 14,9. Aumento della liquidità nel mercato, più 32,8 miliardi di depositi bancari nel primo semestre 2020. Quindi molta propensione al rischio che si è ridotta, maggiore percezione di vulnerabilità, lo sappiamo, ma vulnerabilità concentrate nella percezione del cliente sul tema casa per spese impreviste e sul tema salute, che sono i primi due elementi delle risposte a diverse indagini recenti. Il tema della sostenibilità desta sempre un crescente interesse. Ne abbiamo parlato prima, il 52% dei clienti è interessato, secondo la ricerca del Censis per Assogestioni, e la maggiore familiarità per il digitale. Questa è un po', secondo me, l'eredità che ci portiamo dietro, da questo primo semestre dell'anno. Quali sono gli effetti un po' sulla nostra attività? Innanzitutto c'è un tema di domanda di bisogno di consulenza da parte dei clienti, quindi un primo tema su cui noi stiamo lavorando moltissimo è la formazione delle reti, sia bancarie che agenziali, perché bisogna essere capaci di far analizzare bene i rischi ai clienti, che è il primo punto. Secondo elemento, sulla parte di investimento, noi stiamo potenziando l'offerta, soprattutto in vita multiramo. L'attesa di tutti è che ci sarà un ulteriore sviluppo di questi prodotti, per motivi evidenti. Da un lato consentono di avere una componente protetta dalla gestione separata, ma a causa anche degli assorbimenti di capitale derivanti da Solvency II, il prodotto tradizionale valutabile, cosiddetto stand-alone, è sempre complesso da offrire al cliente. Quindi anche la componente unit-linked, che possa offrire una parte di crescita del portafoglio, sta diventando molto più importante. All'interno di questo, si sta puntando su soluzioni anche che consentano di entrare gradualmente nell'investimento, switchando la liquidità. Quindi o con soluzioni decalage, noi abbiamo appena lanciato un prodotto nuovo, si chiama Slow Motion, in cui il peso della gestione separata del prodotto multiramo scende dal 70% al 40% in 3 anni, in modo da consentire al cliente di entrare in modo immediato sulla parte più rischiosa, quindi sulla componente unit link con budget di rischio, quindi non ci interessa tanto in generale il benchmark, ci interessa che il gestore stia in un mandato, in un binario di gestione del rischio. Altro elemento, lo switch dalla liquidità attraverso soluzioni appunto che hanno vari nomi, nel nostro caso si chiama partenza programmata, ma insomma liquidità che viene gradualmente switchata da un fondo liquidità a investimento per vedere di andare incontro a questo tema della rischiosità che preoccupa il cliente. Focus sul tema ESG, il mercato ha già lanciato 64 prodotti assicurativi con temi ESG. Noi come Invezia siamo molto sensibili su questo tema, il nostro portafoglio di investimenti ha un rating ESG pari ad A, che è lo stesso rating che abbiamo invece da Standard & Poor's come compagnia, quindi abbiamo un'attenzione forte. Certo, un aiuto potrebbe venire nel ripensamento di Solvency II da una considerazione in termini di minore impatto sull'assorbimento del capitale, per esempio, degli investimenti ESG. Questo incentiverebbe ulteriormente, per esempio, l'attenzione a questo tema. Un altro elemento che stiamo vedendo sull'offerta vita è il tema dell'innovazione di prodotto sulla parte temporanea casa morte, prodotto purtroppo ancora poco diffuso. Noi ci abbiamo lavorato molto semplificando al massimo il prodotto in termini di trasparenza e di facilità nella fase di emissione. I risultati che abbiamo ottenuto sono particolarmente positivi. Il 92% dei contratti conclusi nel punto vendita grazie a una procedura totalmente automatizzata che ha coinvolto un riassicuratore che consente di avere il ricalcolo del sovrappegno in tempo reale direttamente di fronte al cliente. Questo è anche, ci consente di vendere il prodotto in formato digitale, stiamo per lanciarlo attraverso il nostro bundle bancario in versione end-to-end, acquisibile, acquistabile in canale digitale. Questo è per esempio un esempio attraverso anche un arricchimento con una maggiore componente di assistenza, per esempio del servizio, uno dei problemi che c'è quando viene a mancare un congiunto è cosa devo fare, il ginepraio di normative che abbiamo fiscali e successorie in Italia, per esempio abbiamo reso disponibile un riferimento immediato tramite una partnership di assistenza per il cliente, piuttosto che il tema delle esequie. Tutti i modi per rendere il prodotto più facilmente utile, più immediatamente utile al cliente. L'altro tema riguarda l'offerta salute. Il mercato sta dedicando molta attenzione a questo tema, l'abbiamo sentito. È previsto che nel 2021, secondo le previsioni di Prometeia, questo ramo crescerà dell'11,6%, quindi un ramo che è particolarmente interessante. Come
mercato, come invece stiamo facendolo, ma anche il mercato sta andando in questa direzione. Certamente la componente di assistenza domiciliare, come accennava prima Alberto Brambilla, il cliente ha delle aspettative che sono un po' cambiate durante l'esperienza Covid, quindi maggiore assistenza domiciliare, non solo sanitaria ma anche non sanitaria, quindi servizi che possono essere utili a domicilio, piuttosto che tutto il tema della consegna dei farmaci a domicilio e il tema della telemedicina, che è la vera grande novità più recente che sta creando molto interesse, che risponde alle esigenze dei clienti di poter accedere a servizi anche in remoto. Quindi una logica di ecosistema che si sta affermando nel mondo salute, anche perché la ricerca del Politecnico di Milano di pochissimi mesi fa conferma che il 62% dei clienti sono disposti a condividere informazioni sullo stato di salute se percepiscono un'utilità o un vantaggio in termini di servizi. Ovviamente inclusione della pandemia, quindi indennità in caso di terapia intensiva e inclusione dei rischi pandemici. Da ultimo, ecco, sui temi salute io mi butto là un tema che Ani ha già più volte citato, ma vale la pena di riprendere, magari anche la possibilità di avere vantaggi fiscali per il cliente che sottoscrive una polizza salute direttamente, non solo in forma collettiva. Questo aiuterebbe ulteriormente a rendere il mercato più fruibile e a ridurre una disparità di trattamento che non sempre è comprensibile tra fondi collettivi e soluzioni individuali, che per esempio non c'è nella previdenza integrativa. Da ultimo la long-term care, altro tema in fortissima crescita, penetrazione bassa nel mercato ma maggiore sensibilità dei clienti. Anche qui abbiamo lavorato molto sul tema dell'ecosistema in termini di assistenza. Abbiamo fatto una partnership per cui grazie a questo accordo rendiamo disponibile ai nostri clienti un care manager che è il punto di riferimento immediato quando succede una situazione del genere, il primo punto, il primo momento di panico per la famiglia è cosa devo fare. Qual è la normativa? Invalidità civile, tutti i temi di arredamento della casa, se vuole rimanere a casa, piuttosto che la scelta dell'RSA, piuttosto che l'organizzazione dell'assistenza domiciliare con la cosiddetta badante. Tutta questa situazione genera ansia e noi abbiamo cercato di risolvere il problema mettendo a disposizione il care manager che organizza tutto per il cliente ed è il tuo punto di riferimento per tutto questo tipo di esigenze su un prodotto a vita intera, ovviamente, che però viene percepito come molto importante anche a livello sociale. Quindi in conclusione direi un mercato che sta cambiando, noi come Elvezia stiamo cercando di cogliere le opportunità, non solo noi, tutto il mercato, e credo che sarà per l'industria assicurativa una grande opportunità anche per ripensare un po' il rapporto con il cliente. Grazie.